di iniziare. Prima domanda, come siete messi con la composizione? Cioè, quanto peso date, adesso voglio leggere qualche risposta, quanto peso date alla composizione quando fate una foto? Cioè, per voi è più importante la scena, quindi la composizione, è più importante la luce, quindi vi studiate di più la luce, 50-50, andate più a fortuna, nel senso che ci provate e poi vedete qual è il risultato? Vediamo cosa rispondono. Vediamo qualche vostra risposta. Aspetto qualche minuto in attesa di qualche risposta. Quindi ripeto la domanda. Secondo voi è più importante la composizione, la luce, che peso date a entrambe all'interno della foto? Seguite di più il cuore, perché magari c'è chi dice no, io preferisco seguire di più il cuore perché ho bisogno di proprio seguire il cuore nelle fotografie, la composizione invece la tengo da parte. Vediamo se arriva qualche risposta, altrimenti vado avanti con la lezione. Metà fortuna, metà composizione, dice Simona. Perfetto. Giulio segue di più la luce. Perfetto, bene. Ok. E poi vi dico qual è la mia. D'accordo, giustamente. Vediamo un po' se arriva qualche altra risposta. Roberto, benvenuto. Perché ho sempre paura che vengano scure o bruciate, dice Giulio. Effettivamente, quello è un problema. In questi giorni ho fatto delle lezioni individuali e sì, molta gente ha proprio come si dice, fa fatica a esporre in modo corretto, ma quello e penso che sia l'esperienza, che poi l'esposizione corretta magari non è quello che ci serve per ottenere il risultato che vogliamo. Katia dice per me conta 50-50, Giorgio invece cuore, sensazioni nel momento. Beh, allora, sicuramente il cuore, la sensazione in quel momento che stiamo vivendo è quello che è davanti a noi, sicuramente ci aiuta a produrre una buona foto. Ricorda che se siamo noi oggi, la giornata è grigia, davanti a noi non c'è niente che ci esalta, forse che magari a qualcun altro invece quella situazione piace. D'accordo, quindi va molto a una cosa molto personale, sicuramente aiuta nel risultato finale. Quando invece poi, dopo che noi siamo coinvolti dalla scena, quindi decidiamo di fare uno scatto, quindi di riprodurre quello che vediamo, andiamo a inquadrare, è lì che dobbiamo decidere come gestire la luce e qui anche come gestire la composizione. Quindi una domanda che mi è stata fatta in questi giorni. Quanto conta la luce all'interno di una fotografia? Conta il 100%, che la fotografia è fatta di luce. Tolta la sensazione, tolta la luce, quanto conta la composizione all'interno della fotografia per farla uscire bene rispetto alla luce? E lì non è neanche 50-50, per me è un 80 luce e un 20 composizione. E vi spiego il motivo. Scusate la voce, ma oggi ho un po' di mal di gola, sono giorni che continuo a parlare in modo ininterrotto, quindi la mia voce stasera è un po' calata. Questo perché se ho una buona scena con una buona composizione e una pessima luce, ok, sicuramente uscirà una buona foto perché la composizione è fatta bene. Ma se allo stesso modo ho la stessa composizione, ma con una luce giusta, una luce che funziona, una luce che comunica, sicuramente il risultato sarà superlativo, perché collego sia composizione che luce. Per me la composizione deve intervenire, quindi le regole di composizione che vanno oltre la regola dei terzi, che noi tutti più o meno conosciamo, ma ricordiamoci che la regola dei terzi è la base da cui si parte, poi bisogna evolversi, perché se tutti utilizziamo la regola dei terzi, finiamo che tutti fotografiamo allo stesso identico modo. È una cosa sbagliatissima perché ognuno deve fotografare, come dice Giorgio, facendosi guidare dal cuore e dalle sensazioni, perché spesso le fotografie più belle sono quelle che non seguono nessuna regola, ma che comunicano tanto. Quindi spero che qualcuno di voi sia d'accordo con me con questa definizione. Quindi se ho una buona luce e magari la foto pecca di composizione, sicuramente è una foto che ha un buon risultato. Mi dà delle belle sensazioni.
Viceversa, se ho una pessima luce, una buona composizione, avrà meno forza. Quindi molto, secondo me, molto, molto, molto importante è la luce. Come gestiamo questa luce? Quindi mi raccomando, la luce. È facile gestire la luce? No, non è facile gestire la luce. Forse l'unica, l'ultima cosa che un bravo fotografo impara a gestire è proprio la luce. Perché quando si inizia a fotografare, si parte dalla macchina fotografica, come funziona, poi si passa alla composizione. Io nei corsi cerco di invertire le due cose, cioè passare prima composizione e poi macchina, che poi le due cose si vanno a mischiare, e per ultimo un fotografo incomincia a capire come funziona la luce, quindi quale, come gestire la luce per dare certe sensazioni. E non è per niente facile. Quindi dobbiamo, cioè proprio quando vedete le foto dei grandi maestri che comunicano che sono belle, è perché lì c'è capacità di gestire la luce. Oltre alla composizione, oltre al linguaggio, oltre a quello che vogliono comunicare, oltre al pensiero filosofico prima, oltre alle 300.000 foto scattate prima di quella foto che ci piace tanto. Per diventare un bravo fotografo, dobbiamo fare almeno, secondo me, 100.000 foto. Ma non 100.000 foto raffica, 100.000 foto che abbiano un senso per essere un fotografo di un certo livello. Io stesso non mi considero un fotografo di livello, perché io stesso ancora non ho raggiunto, secondo me, quella quota, anche se supero i 100.000, quella quota di fotografia o quel mio obiettivo fotografico che perseguito quello che per me è del mio punto di riferimento, che sono i grandi maestri. Il giorno che riuscirò a fare le foto come loro, sicuramente come loro, ma mettendo nel mio, forse potrò dirmi che sarò un bravo fotografo, ma da lì sicuramente cercherò ancora di migliorarmi. È quello che dobbiamo fare tutti, prendere degli esempi e da lì crescere. Bene, penso di aver detto fin troppo su quella che è la mia filosofia della composizione della luce. Se ci sono domande su questo, vi chiedo di scrivermele. Adesso vediamo di un attimino di vedere cos'è questa regola dei terzi, questa famigerata regola dei terzi, che serve tantissimo in fotografia. Calcolate che la fotografia è un'arte che nasce da pochissimi secoli. Nasce qualcuno gli dà i natali all'inizio del 1800, 1830 qualcosa, qualcuno nel 1880 qualcosa. Comunque capite che è un'arte molto, molto giovane. È un'arte che ha molto poco di luce e filtri. Cosa intende Agnese per luce e filtri? Quindi un'arte che è molto moderna. Voi calcolate che la prima arte che conosciamo dell'uomo è l'arte della pittura, l'arte rupestre, che si trovava nelle caverne. Dopodiché abbiamo conosciuto quella che è della scrittura, quella che è della musica, quella che è la parola, ok? E via discorrendo. Quindi immaginate quanti secoli la danza hanno queste arti e secoli di esperienza alle spalle rispetto alla fotografia, che è un'arte molto, molto giovane. Ciao Bruno, eccoci qua, poi rispondo al tuo messaggio che ho letto e poi magari se riusciamo facciamo una piccola chiamata veloce come oggi domani per risolvere il tuo problema. Filtri obiettivi, come quando usarli? Sì, possiamo fare anche una diretta sui filtri e sugli obiettivi, come quando usarli. Bellissima idea Agnese, sicuramente la mettiamo in programma per settimana prossima. Quindi, tornando a noi. Questa regola dei terzi, quindi la fotografia è un'arte giovane e quindi ha bisogno di regole per comunicare. L'arte più vicina alla fotografia è la pittura. Io adesso qua non sto a farvi la storia della pittura, anche perché sarebbe una cosa molto lunga e secondo me noiosa, però andiamo a prendere quelle che sono le regole base di composizione della pittura. La regola più base, più facile, più semplice da seguire. Okay, come regola di composizione per la pittura e la regola dei terzi. Cos'è questa regola dei terzi? Adesso tiro via il mio faccione e passo a quello che è quello che è un video, ok, quello che vediamo nel mirino. Noi in genere, quando facciamo una foto, abbiamo un campo. Questo campo è delineato da bordi superiori e bordi inferiori, ma è quello che noi mettiamo all'interno di una fotografia, giusto? Quindi noi da qua, ok,
dobbiamo andare a inserire gli elementi di composizione che ci servono, cielo, terra, soggetto, e dobbiamo decidere dove posizionarli. La regola dei terzi, che ho già separato lo schema a griglie, non è nient'altro che prendere il nostro campo, quindi quello che noi vediamo a mirino, e andarlo a separare in queste tre zone verticali. Vedete, una, un attimo, io sposto il mouse, una, due e tre, e tre zone orizzontali. Grazie a queste zone si creano quattro linee, due linee orizzontali e due linee verticali, chiamato terzo superiore, terzo inferiore, terzo di sinistra e terzo di destra. Noi così ci capiamo. Da qui abbiamo quattro punti, che sono gli incroci di questa nostra griglia, chiamati punto 1, punto 2, punto 3 e punto 4, con questa sequenza. Perché questa sequenza? Perché noi, arrivo Francesco a rispondere alla tua domanda, perché noi in questa griglia, cioè in questi punti, noi leggiamo come cultura, a livello come europei, come occidentali, da sinistra a destra e dall'alto verso il basso, quindi la sequenza sarà questa. Se dobbiamo interfacciarci con un'altra cultura, dove magari leggono da basso verso l'alto, da destra verso sinistra, la nostra sequenza sarà 1, 2, 3 e 4. Francesco, ben arrivato, benvenuto tra di noi. Andiamo a vedere. Una domanda, ma sei stupida? Quando si scatta una foto, anche se manuale, in che modo impostiamo la reflex? O quali ci suggerisci quando c'è poco tempo per scattare una foto? Oltre a me ci suggerisci APS, grazie. Per chi è poco pratico, M, grazie per la domanda Francesco, M manuale, A è priorità di apertura di diaframma, S è priorità di tempo, di scatto di tempo, e P è program. Allora Francesco, il mio consiglio, torno a risponderti col mio faccione, il mio consiglio è quello di lavorare sempre comunque in manuale. E la gente mi dice: sì, ma come fai a lavorare bene in manuale? Uno, con l'esperienza, e due, scegliendo il tipo di esposimetro corretto, imparando a ciao Ivana, ben arrivata, imparando a gestire quel tipo di esposimetro. Quindi lavorare in manuale e lavorare con l'esposimetro spot. Quando sei in una scena, decidere tu che tempo e diaframma usare, perché in genere si utilizza un diaframma abbastanza fisso. Per esempio, io come lavoro io, lavoro spesso col diaframma sempre aperto, quindi quello che vado solamente a gestirmi è il tempo. Invece di lavorare in priorità di diaframma, quindi in A, avere il diaframma aperto e far scegliere il tempo alla macchina, il tempo lo scelgo io. Tu mi dici: sì, però devo anche imparare cioè devo gestire questo tempo e questo diaframma per avere lo scatto giusto. Il fotografo io lo considero un po' come un cacciatore. Io sono contrario alla caccia, ma l'essenza è quella. Se un cacciatore decide di andare a Fringuelli, okay, non si porterà mai dietro le cartucce da cinghiale e viceversa. Questo perché sa quando andare a caccia, nel senso che sa dove appostarsi, sa come tracciare la propria preda e quant'altro. Uguale fotografo. Quando arrivi in una scena nuova e deve scattare, non aspetta che succeda qualcosa per scattare la foto, regola la macchina prima. E deve essere sempre così. Quando vediamo le fotografie del National Geographic, le fotografie dei premi internazionali, e vediamo che la persona ha colto quell'attimo, quella persona, ti garantisco, quel fotoreporter o altro, non è arrivato lì: ah, che sta succedendo quello, tira sulla macchina e l'ha appena accesa. La macchina è già pronta per quella scena, perché sa già che deve scattare in quella scena. Quindi il consiglio per essere veloci e non farsi trovare impreparati. Quindi state passeggiando per una città, siete in una via, impostate lo scatto per quella via, entrate in una piazza, modificate i tempi per la luce in quella piazza, che ce ne sarà di più. L'unico modo che avete per essere veloci. Io lavoro in manuale anche per i matrimoni, è l'unico modo per essere veloce. Anche perché se io faccio uno scatto, non guardo mai la fotografia che ho scattato, ma guardo l'istogramma. Guardando l'istogramma io mi rendo conto se la fotografia è troppo sovraesposta o troppo sottoesposta. Lei mi aiuta a fare le mini correzioni.
Dopo che hai fatto una foto nell'ambiente, due foto nell'ambiente, la terza foto, sicuramente quando succede quello che ti serve, esce bene. Bene, Francesco, spero di averti risposto. Il mio consiglio è imparate a lavorare in manuale, che è il modo più veloce, e se sbagliate, sbagliate voi e non sbaglia la macchina. Torno alla mia composizione. Eccola qua. Quindi abbiamo la nostra griglia separata in questi terzi. Cosa dice la regola dei terzi? Dice semplicemente che la fotografia non dovrebbe, cioè il soggetto non dovrebbe quasi mai essere al centro, perché al centro il soggetto diventa statico. Io adesso mi sono preso un po' di soggetti simpatici. Ok, vedete quel nostro bel soggetto simpatico e possiamo con questo soggetto decidere dove posizionarlo. Allora, sì, la regola generale, ricordatevi che sono regole, non sono leggi. Quindi se voi decidete questa regola di infrangerla, di fare altro, potete benissimo farla. E se funziona, tanto meglio, vuol dire che l'immagine funziona. Dici non mettere mai il soggetto in mezzo, il soggetto dovrebbe essere a sinistra o a destra. Ok? Questo per non rendere l'immagine statica. Ma se io metto il nostro amico Lego qua, vediamo se riesco a tirar via il contorno. Se io metto il nostro amico Lego qua, capite che l'immagine così è tutta sbilanciata a destra. Non funziona. Non ha motivo per lui perché lui deve stare a destra. Quindi quando decidiamo di fare la composizione dobbiamo avere sempre un motivo per cui un soggetto deve star lì. In teoria, quando facciamo soggetti così, dovrebbero stare sempre in mezzo e in questo caso la fotografia andrebbe in verticale, in modo da giustificare il perché lui sta in mezzo. Francesco, scusate, leggo quello che dice Francesco. Wow, in effetti condivido il tuo pensiero, fortunatamente la uso solo in manuale. Mi è colto anche una curiosità, ovvero mi ero sempre chiesto un fotografo a un matrimonio in che modo fotografo. Grazie per la risposta e professionalità. Figurati, Francesco, io sono qua per voi. La filosofia della mia azienda che ho fondato nel 2012, Corsi Fotografia Bergamo, insieme a Gaetano Andragna Fotografo, che è la mia attività di fotografo, è proprio quella di aiutare gli altri a formare. Cioè, noi non abbiamo segreti, noi abbiamo solamente consigli e portare a voi la nostra esperienza. Quindi, cioè, dal 2012 a oggi ci siamo e siamo presenti sul mercato di Bergamo in modo molto forte perché abbiamo questa filosofia, secondo me, vincente. Bene, tornando al nostro soggetto. Se io devo fare una foto a un soggetto, ok, sicuramente questo è il miglior modo che ho per fotografarlo in mezzo. Se invece il mio soggetto, vedete, guarda da un altro lato. Andiamo a riprendere il soggetto. Ok, guarda un altro lato. Allora, nel momento in cui lui guarda a destra, io dovrò metterlo a sinistra. Perché vi ricordo che in fotografia non esiste una. Cioè, in fotografia funziona sempre il meno è meglio. Questa regola che vince quasi sempre. Quindi, più è semplice la fotografia, più funziona. Più io vado a togliere informazioni, più funziona. Quindi se io metto il mio soggetto, ovvio che adesso sto facendo degli esempi molto basilari, in mezzo, capite che tutto questo spazio che lui ha dietro non mi serve, non mi serve niente perché non mi comunica niente. È più interessante magari comunicare quello che lui sta guardando e quindi sicuramente lo andrò a mettere da questa parte. Lo stesso vale per un soggetto che sta camminando, un oggetto che sta correndo, un animale che sta andando in una direzione. Cerco sempre di dargli spazio davanti, che di farlo respirare. Questo è uno dei principi base della regola dei terzi, che, ripeto, è una regola. Funziona, sì, ma non sempre devo seguire queste regole, perché quando imparo queste regole poi devo imparare a evolvermi e quindi andare a comunicare con altre regole. La regola di base è questa, quindi dare sempre spazio davanti. Tutto vi ricordo che ha un davanti e un dietro. Le case hanno un davanti e un dietro, le macchine hanno un davanti e un dietro, i camion hanno un davanti e un dietro, gli animali hanno una testa e una coda, a parte i lombrichi che dobbiamo fargli il solletico per capire dove è la testa, il resto degli animali hanno un davanti e un dietro, quindi devo cercare di dargli spazio davanti. Poi ricordiamoci sempre
l'aria che sta attorno al soggetto. L'aria che sta attorno al soggetto è molto, 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 molto importante. Questo perché devo andare a bilanciare anche quando, adesso scusatemi se l'immagine non sarà delle migliori, perché l'immagine è presa da internet e quindi sgranerà, anche quando vado a ingrandire parecchio, ok, magari devo fare un super mega ritratto a questo Lego in questo modo, vado a evitare di tagliargli la mano, d'accordo? Abbiate pietà per il taglio sulla mano, ma le dimensioni sono quelle che sono. Capite che devo stare attento quando spazio lascio, perché se lascio poco spazio, capite che lui è troppo basso in questo caso. Non mi dà una sensazione di una bella sensazione averlo così in basso. Vedete che sembra quasi schiacciato? Sicuramente dovrò tenerlo a un'altezza e uno spazio davanti, sopra, scusate, che mi aiuti a bilanciare la foto. Quindi attenzione, i soggetti devono essere sempre messi all'interno in modo bilanciato. Un'altra cosa importante sono, parlando di, quindi di ritratto, di composizione dei ritratti, poi magari vediamo qualche foto di Steve McCurry, che è uno dei grandi ritrattisti, fotografi conosciuti a livello mondiale, giusto due o tre, per vedere lui come compone i ritratti. Se io devo andare a tagliare, anzi prendiamo la figura frontale che sicuramente aiuta di più. Eccola qua, il nostro omino frontale. Quando vado a fotografare i nostri soggetti, vado a fare o la figura intera, quindi figura intera vi ricordo non tagliate mai testa o piedi, o vado a fare un piano americano, ok, qua adesso dove sono le ginocchia è un po' dura, quindi tagliare sempre sopra le ginocchia, e voi mi direte, signor Gaetano, come faccio a ricordarmi il piano americano sopra le ginocchia? Semplicissimo, il piano americano nasce in America durante il Far West, periodo in cui tra l'altro si sviluppa anche la fotografia. Il Far West, i cowboy avevano le pistole, quindi dovevano far vedere all'interno della fotografia che avevano le pistole, che erano armati, e quindi il taglio veniva fatto sopra le ginocchia, mai sotto, attenzione ai moncherini. L'altra figura taglio che andiamo a utilizzare è il busto mezzo busto, okay, secondo dove andiamo a ritagliare, e poi abbiamo il primo piano, primissimo piano, primo piano, primissimo piano. Non lo faccio con Lego perché andrei a sgranare troppo l'immagine. Non è altro che primo piano una fototessera, primissimo piano quando vado a tagliare parti di testa. Attenzione anche qua, se taglio parti di testa, se taglio un'orecchia o la taglio tutta, quindi la lascio fuori dalla fotografia o la tengo dentro. In fotografia è brutto quando si lasciano dentro le cose a metà. È proprio una cosa poco, poco funzionale. Vediamo se ci sono domande. Se avete domande, voi scrivete che poi vi rispondo. Ci siamo con questi esempi molto, 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 molto semplici. Ok, vado a prendere una fotografia molto conosciuta. Okay, questa fotografia è di René Cartier-Bresson, di uno dei grandi maestri della fotografia. Oltre a vedere un'altra regola della composizione molto importante, che è quella di dove tengo l'orizzonte bene. L'orizzonte lo tengo o in basso o in alto. Questo per cosa? Per dare più peso, più o meno peso, a quello che ritengo più importante. Qui giustamente questa fotografia è un viale alberato, dove c'ho l'orizzonte sul piano inferiore, sul terzo inferiore. Qui il fotografo ha voluto dare importanza agli alberi, quindi non li ha tagliati, li ha tenuti per intero. In più li ha messi sul terzo a sinistra, quindi ha dato maggiore importanza ed enfasi a questi alberi. Ma ha notato una cosa, ha creato anche queste due linee create da questa strada. Non sono nient'altro che due linee guida che portano l'occhio in mezzo alla fotografia. Sì, adesso queste due linee, vediamo di non fare qualche castronata,
Spero che Bresson mi perdoni per quello che sto facendo, ma spero che capisca che lo faccio solo a livello didattico. Andiamo a modificare questa immagine avanzata. Mentre modifico, per chi è interessato, ricordo che faccio anche lezioni individuali. Con l'inizio di questa crisi ho deciso di mettere in offerta metto in offerta invece di 35 euro l'ora corso individuale a 19,90, quindi se siete interessati possiamo fare anche corsi individuali, l'orario che preferite, in base ovviamente alle esigenze di entrambi, in modo da poter approfondire diversi argomenti, da Lightroom a Photoshop a composizione fotografica, a qualsiasi argomento volete trattare. Vi anticipo già che molto probabilmente, anzi vi chiedo se sareste anche interessati in questi miei corsi a trattare un altro argomento che sono i video. Come si fanno video con le Reflex, quindi un po' di video editing, se siete interessati. Fatemi sapere così almeno mi organizzo con i colleghi. Ok. La modifica abbastanza la carlona è stata fatta. Chiudo, confermo. Bene. Le ho modificate tutte e due? Eh sì, le ho modificate tutte e due. Allora, vediamo se ne ha modificato anche la copia che ho scaricato poco fa. No, la riporto dentro. Eccola qui. Ok, vedete che se io tiro via quelle due linee che sono la strada che mi portava l'occhio sugli alberi, l'immagine risulta molto piatta. Se invece mantengo le due linee che sono saggiamente inserito, l'immagine mi diventa tridimensionale. E quindi sicuramente un'immagine che funziona. Quindi molto importante all'interno della nostra composizione, della nostra delle immagini, inserire queste due linee guida. Quindi spero di avervi dimostrato come due semplici linee possono rendere un'immagine da piatta, ahimè la fotografia è già bidimensionale di suo, a renderla un po' più tridimensionale. Quindi è importante che queste linee finiscano negli angoli, poi l'orizzonte può essere in alto, il punto di fuga può essere dove volete voi, ma l'importante è che queste linee partano almeno dai due angoli o almeno da dove ci sono le linee dei terzi, perché danno proprio tridimensionalità, profondità alle nostre immagini. Se volete in più aumentare la profondità delle vostre immagini, dovete lavorare con immagini verticali. L'immagine verticale sicuramente dà maggiore profondità alle vostre immagini, quindi non so, all'interno di una vata di una chiesa, mi viene in mente la classica foto della ferrovia o altro, in verticale dà molta più profondità. Andiamo a prendere un'altra immagine, vedete, in questo caso il soggetto è un controluce, il soggetto è tutto a destra perché sta fotografando verso sinistra. Aver avuto soggetto più centrale, ok, magari su questo terzo, ma con dello spazio viola dietro, non sarebbe stato utile. Questo perché ci trovavamo in una situazione dove lui sarebbe stato troppo centrale e mi avrebbe dato meno importanza ai miei soggetti davanti a lui. Quindi lui andava a coprire la scena che stava fotografando. Ci sono domande? Ok, mi fa piacere che i video interessano, quindi mi metto d'accordo con il mio collega Fabio del MAG23 per andare a sviluppare magari due o tre incontri sui video. Bene, un'altra fotografia che volevo farvi vedere è quella di questa fotografia è mia e questa no, questa no. È quella di Franco Fontana. Scusate la qualità un po' bassa, una fotografia presa dal web,
Per chi non lo conoscesse, Franco Fontana è sicuramente uno dei fotografi italiani di questo genere di paesaggio ultra riuscito. Ma è fatta con il sole, parli della fotografia in controluce? Qui no, il sole doveva ancora. Questa è l'alba e il sole doveva ancora sorgere. Quindi è proprio in una situazione di luce minima, minima, minima. Quindi tornando alla nostra fotografia di Fontana, vedete come l'immagine, nonostante il soggetto sia in mezzo, sia bene in equilibrio. Uno, perché è la fotografia di un grande maestro, quindi io non discuterei mai in modo negativo, l'immagine di un grande maestro. Ma sicuramente un'immagine del genere aiuta, cioè un paesaggio del genere aiuta. In questo caso lui ha deciso di mantenere il cielo, quindi l'orizzonte, a metà, perché la quantità di luce sotto, quindi quella del giallo, quella del verde scuro, andava a compensare come peso cromatico l'azzurro che c'è sopra. Quindi oltre alla posizione del soggetto, che è molto importante di quando spazio ha attorno, sopra o sotto, è importante, anche se lavoriamo con i colori, il peso cromatico dei colori. E su questo ci sono libri interi che ne parlano e su cui uno può veramente farsi una cultura. Il mio consiglio è sempre quello all'inizio di seguire molto bene queste regole. Quindi la regola dei terzi, trovate l'orizzonte in basso o in alto. Vi faccio vedere un altro esempio, vediamo se lo trovo. È la foto numero 1, eccola qua. Vedete? In questo caso l'orizzonte è stato scelto di metterlo in alto. Perché di metterlo in alto? Anche questa immagine qua è stata presa dal web, non conosco l'autore, lo ringrazio per la disponibilità. Questa immagine con un orizzonte così alto. D'accordo, mi serve perché mi dà importanza a quello che c'è sotto, che è sicuramente più interessante vedere il riflesso dei cavalli con le onde della sabbia create dall'acqua, okay, questa zona qua di Bagnasciuga, rispetto a un cielo che sicuramente sarebbe stato piatto. Quindi mi raccomando, l'orizzonte, come lo posizionate, dove lo mettete, è molto importante. Mettere l'orizzonte in mezzo funziona alle volte, ma non sempre funziona. Quindi, grazie, ciao Alessandro, grazie per i pollicioni. Quindi mi raccomando proprio a dove mettete i soggetti. Volevo adesso con voi fare come vi ho promesso poco fa, vedere magari un po' di fotografie dei grandi maestri che andiamo a prendere online. Vediamo se riesco a crearmi, ok, un'altra scheda e ve la porto qui. Bene. Mac Harry. Composizione. Ma sì, dai, composizione. Bene. Andiamo un po' a random. Guardiamo questa immagine. Vedete che anche qui Steve McCurry segue questa regola? Mette il soggetto sul punto 1, che è il soggetto più importante. Poi McCurry ha la capacità di lavorare proprio sulle cromie, quindi su quelle che sono le cromie delle immagini, è un maestro su questo. È proprio un maestro su questo e sicuramente il bianco su questo azzurro funziona tantissimo. In più, per bilanciare questa zona che sarebbe stata inutile se noi andiamo a coprire con la mano, con un dito dall'alto, quei piedi lì, la fotografia risulterebbe troppo sbilanciata a sinistra. McCary, per bilanciarla, ha messo un soggetto in movimento a destra, quindi un soggetto in movimento a sinistra, che è il soggetto principale, e un secondo soggetto a destra per bilanciarlo, ok, a destra.
Ok, questa è ancora piccolina, vediamo se riusciamo a ingrandirla. Ok, qui vediamo come abbiamo messo in contrapposizione questi due soggetti. Attenzione alla scelta intelligente che ha fatto McCarry di prendere il soggetto principale, che non penso che sia la mucca, ma bensì sia questo signore, questa signora gobba su se stessa, in mezzo a una scena dove non aveva niente che la disturbasse. Ok, vedete che ha dello spazio libero attorno? Non l'ha messo in sovrapposizione con delle ruote, con il carro, con la mucca, perché sarebbero andate a confondersi. Quindi ha scelto una zona neutra più scura, perché vedete che la ruota del carro è più chiara, questa ruota del carro è meno chiara, ma comunque chiara. Ha scelto una zona più scura dove mettere il nostro soggetto. Quindi attenzione anche alle luci all'interno della fotografia. Andiamo a vederne un'altra. Eccola qua. Vedete qui? Questa è proprio è l'arte della composizione. Qua abbiamo il terzo superiore, qui abbiamo il terzo inferiore, ok? E sul punto 2 tiene il soggetto principale. Sul punto, invece sulla direttrice che va dal punto 2 a sinistra, tiene tutti gli altri soggetti. Poi notate, questo soggetto è l'unico arancione, quindi è quello che mi risalta di più a livello cromatico, con su sfondo verde. Gli altri soggetti invece sono più neutri, quindi sono in bianco o in chiaro, su sfondo grigio. Quindi anche l'importanza dei colori quando si parla di composizione. Ivana scrive, ma lui la scatta e poi la lavora rendendola come vuole. Eh sì, lui la scatta, poi la. Ah, adesso non la modifica a livello di comunicazione di quello che c'è all'interno dell'immagine, ma la migliora per comunicare quello che vuole lui. Io non sono un fan di McCarry. Ne vediamo un'altra, vedete? Questo magari è interessante vederla anche bene, grande. Non sono un fan di McCarry, ma sono a favore della post-produzione tanto quanto basta per ottenere quello che si vuole. Non voglio star qui a aprire il paragrafo, la parentesi sulle sue vicissitudini, sull'ultimo lavoro che ha fatto alla Venaria di Torino, dove ha portato delle foto dove si vedevano delle post-produzioni ben evidenti. Su questo vorrei evitare discussioni, magari apriamo un'altra diretta proprio solo su questo, su McCarry e le sue post-produzioni. Che lì poi si parla di filosofia e di pensiero, di come uno vuole che venga descritta la propria fotografia e che gli altri leggano la propria fotografia. Ok, qui è dove la fotografia viene data per, secondo me, il 90% dalla luce e un 10% dalla composizione. Che la composizione è molto semplice, vedete, sono delle linee che vanno verso qua e tutti noi più o meno potremmo fare una fotografia del genere. Ma qui è la luce la vera protagonista. Questa luce che entra ci fa vedere in risalto il primo soggetto che tra l'altro è dietro uno sfondo non chiarissimo, ma abbastanza chiaro, gli altri due soggetti e via discorrendo tutti gli altri che vanno a perdersi. Vedete come sono proprio staccati, come se fossero uno, due, tre gruppi, quindi questo va a creare proprio delle aree ben definite all'interno della fotografia. Si confusione, quindi si capisce che questa sicuramente crea confusione, ma riesci a tenere cioè creare confusione nel senso di gente, quindi una stazione viva, ma sicuramente riesci anche a creare dell'ordine separando proprio i gruppi. Per parlare di questo genere di fotografia, di questo genere di selezione, di come l'occhio umano legge queste immagini, dovremmo parlare di gestalt. È un argomento abbastanza ampio, non difficilissimo, ma da affrontare sicuramente non in un mini corso e non in lezioni in questo modo, sicuramente in aula con un confronto più diretto è molto più facile
da far capire. Comunque, ripeto, si parla di gestalt, quindi la gestione proprio di come l'occhio umano legge queste immagini qua, che la gestalt è un genere che nasce in Germania su quella che è la... di come il cervello percepisce la... Adesso chiede al settore, mi perdoni, sicuramente sarà molto più bravo di me a spiegarlo, io sono un semplice fotografo, di come l'occhio umano, quindi il cervello, percepisce un'immagine. Quindi se c'è qualcuno del settore e vuole aggiungere due righe per correggermi giustamente o per puntualizzare, aggiunga pure che non mi offendo, anzi ogni intervento è ben accetto. Ecco, io questa, vediamola qui, è una delle sue immagini che adoro. Scusate. Cosa ho aperto? Tasto destro. Ok. Qua no, qua no. Di no. Eccola qua. Questa è una delle sue immagini che io adoro in assoluto. Leggenda vuole che poi ovviamente quello che viene raccontato da quello che viene poi effettivamente fatto, sappiamo benissimo che di acqua sotto i ponti ce ne passa. Leggenda vuole che McCary sia stato lì diversi giorni ad aspettare che qualcuno passasse di lì e poi lui ha fatto la foto. Poco ci credo, ma la leggenda ci piace. Vedete il movimento che dà a questo bimbo? Quindi qua non c'è nessun orizzonte, ma il soggetto è sul terzo a destra e si muove verso un sinistra che noi non vediamo, ma che percepiamo per il fatto che ci sia della luce che ci arriva. Quindi il muro qua è scuro, invece la luce passa e quindi sicuramente il ragazzo sta andando verso un qualcosa di libero. Allora, Bruno ci dice, prima la pensa, poi la prepara e posiziona le figure e poi scatta. Comportamentalismo. Esatto. Sì, sicuramente Bruno, sicuramente Ivana. McCary non è uno di quelli da, o meglio, è stato uno di quelli da reportage. Se leggete la sua storia, è stato l'unico americano che era oltre i confini afghani quando è scoppiata la guerra tra Russia e Afghanistan, ha rischiato l'osso del collo, oltre che la testa, oltre che il resto, quindi una vita molto avvincente la sua. Ma sicuramente molte delle foto che lui propone, bellissime, soprattutto i ritratti, sono tutte persone messe in posa. Il perché lui si mette li fa mettere in posa, perché queste persone accettano anche di essere messe in posa. L'ultima fotografia di McCary, poi magari passiamo a un altro autore. Vedete qui, invece abbiamo la contrapposizione del gioco del chiaro e dello scuro, che funziona tantissimo, sempre, perché queste popolazioni dove lui va a fotografare, che magari sono povere, magari sono in situazione di guerra, sanno benissimo che se non fosse per i fotografi internazionali, la comunità internazionale, quindi i popoli più ricchi, tra cui noi, non andremmo mai ad aiutare queste popolazioni. Quindi l'unico modo che loro hanno di dar voce alla loro situazione è quella del farsi fotografare a questi fotografi internazionali, accettando anche di essere messi in posa. E questo penso che McCary non l'abbia mai negato, anzi. Parlando di composizione sbagliata, ma che funziona, vi faccio vedere una foto bellissima del fotografo Nachtway. Nachtway, o Nachtway, a seconda di come lo vogliamo dire il suo nome, ok? Fotografo di guerra, vi consiglio di guardare le sue foto, sono fortissime. Mi perdono per le persone, chiedo scusa alle persone un po' più impressionabili. Vedete questa fotografia con una composizione che è completamente contraria a quella che noi ci siamo detti, dove il soggetto guarda a destra e ha spazio a sinistra, dove la sensazione di questa. In questa fotografia sembra che lui stia soffocando, sembra che lui li paga. Non so se li paga, non so se li paga. Anche perché questa gente comunque continua a vivere nella miseria. Quindi questa persona che sta, con tra l'altro la mano sul collo, che vediamo se riesco a farvela vedere più grande.
Vedete la mano sul collo, eh? Sembra che sta cercando l'aria perché sta soffocando. Quando il fotografo l'ha fotografato, lui è un ragazzo che a me è stato in un campo di concentramento, le cicatrici che vedete sono state causate da un macete. Lui invece stava andando verso la luce per far vedere meglio le sue cicatrici. Quindi quella che è l'azione vera e propria, che lui stava andando verso la luce per vedere le sue cicatrici. A noi invece risulta la sensazione che lui sta andando verso la luce perché sta soffocando, che ha bisogno di respirare. E qui è vero che la composizione che noi diciamo viene a mancare, quella che ne stavamo parlando prima, quindi che l'aria non è più davanti al soggetto, ma dietro al soggetto, ma in questo caso comunica la sua condizione, il suo stato. Quindi cambiare composizione, quindi cambiare tipo di linguaggio, ci aiuta a comunicare in modo completamente diverso. Se avete domande, rimango a disposizione, come sempre, quindi fatemi domande, più me ne fate, più io sono felice. Questa è veramente una foto molto forte, vi consiglio di vedere le foto di Nacho e vi lascio qua sopra il nome qualche secondo in modo che potete copiarlo. Ha fatto un lavoro bellissimo a Milano sulle sue fotografie di guerra, non mi ricordo il titolo della mostra. E ha dato, è stata una delle poche mostre che mi ha. Una delle poche mostre che mi ha dato veramente sensazioni forti, sono uscito sconvolto. Un'altra fotografia, parlando sempre di composizione, dove il soggetto è in mezzo, vedete, ma soggetto in mezzo, vedete che ci sono delle linee che compongono, che si dirigono verso di lui. Per far capire che lui è soggetto al centro, lui è soggetto. Tra l'altro, lui è l'unica parte in controluce ben visto dove si nota, quindi ha un'aura di luce che lo evidenzia. Quindi qua è importante anche la luce. E quello che mi ha sconvolto in questa fotografia è il fatto che un miliziano, che sia nella parte giusta o sbagliata, non ha importanza, sta sparando, okay, quindi sta portando morte. In un posto che è una camera da letto di una coppia, perché è un letto matrimoniale, dove in genere dovrebbe nascere l'amore. E quindi è proprio una contrapposizione fortissima che a me mette la pelle d'oca. Ultima foto che voglio farvi vedere, vediamo se riesco a recuperarla. Ok. Giusto per dirvi, seguite le regole di composizione, ce ne sono tantissime, ma poi seguite il cuore. E questa è la mia fotografia personale. Vedete che l'albero non è in nessuna posizione di quelle già che abbiamo parlato prima, non è nel punto 1, non è nel punto 2, non è nel punto 3, non è nel punto 4, ma è qua nell'angolino. Quell'alberello sono io. Sono io in una fase particolare della mia vita. Quando ho visto questa scena l'ho fotografata così, ma se io metto quest'albero, adesso vi faccio la modifica. Eccola qua, metto l'albero. Cosa sta succedendo? Comandi. Ok. Converti. Perché non mi fa vedere l'albero? Allora, se io metto la, scusate, ma un po' di difficoltà con Photoshop. Memoria Palazzo Reale, grazie. Grazie, Ivana. Se io mettessi l'albero qui, sicuramente la foto avrebbe un altro peso, la foto avrebbe un altro significato. Mettendo l'albero qui, la foto perde di significato, ne perde tantissimo. Ok, ho capito il motivo perché non ho selezionato la foto che voglio modificare. Perfetto. Se prendo il nostro albero, così vi faccio anche vedere. Me lo sposto sul terzo, ovviamente vado a eliminarmi
quest'altro albero in modo abbastanza brutale. Vedete che la fotografia ha un altro peso, non ha più la bellezza della fotografia originale che gli ho dato io. Ok? Quindi mi raccomando la composizione. Fotografate, 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 ma andate anche contro quelle che sono le regole di composizione. Ovviamente, la regola principale è questa. Semplicemente, se ho un ambiente che non è stupendo, se ho un soggetto che non è fortissimo, la regola dei terzi o qualsiasi altra regola di composizione mi aiuta ad avere un buon risultato. Se ho una luce bellissima e come composizione la foto è un po' scadente, sicuramente la foto uscirà una buona foto. Devo riuscire a far combaciare composizione e luce. Se però una fotografia composta in modo sbagliato mi emoziona di più, mi piace di più, sicuramente quella composizione è una composizione corretta. Più di una composizione composta in modo giusto, una foto composta in modo giusto che mi emoziona di meno rispetto a una composta in modo sbagliato che mi emoziona di più, vince quella che mi emoziona di più. Bene, lascio gli ultimi minuti alle domande, quindi sono qua a vostra disposizione. Benvenuti agli ultimi, Simone, Franz, Mario e Claudio. Sono sul gong, sul finale di questa diretta. Se avete domande sulla composizione, ditemi pure.